No, perché per difendere un'area politica evidentemente ci si estranea dalla realtà, non si va nelle nostre piazze, nelle nostre città, soprattutto nelle nostre periferie e non si vedono le difficoltà che stanno vivendo i nostri cittadini. È immorale, che un disabile prenda un assegno di 280 euro al mese e a una cooperativa che gestisce un immigrato clandestino. Adesso lei dice anche 35 ore al giorno. Vengono date 1.350 euro al mese. Io chiedo a questi abili esponenti del buonismo di sinistra, perché ormai anche nel CD la definirei da quella parte politica, perché quei 37 euro al giorno con cui si gestisce un immigrato clandestino non vengono dati alle persone del loro paese di origine, che non si gestirebbe una persona, ma si gestirebbe un Fusani, sentiamo Castaldini un attimo, sentiamo Claudio Fusani. Lasciate morire in mare, c'è una soluzione.